Sì, sono pronti io ragazzi. Susa, vieni che ti tocca. Vuoi dire ti piace presentare questo gruppo perché mi hai detto che questo è il suo ballo preferito. No, tutti gli altri nomi sono nomi difficili. L'unico nome che riesco a pronunciare bene è Marinara, giusto? La Marinara. Sì, veramente, questa è un'associazione, come già l'avevo detto ieri, loro erano già presenti, questa è l'associazione folkloristica Perù Maicamapas del Sesto San Giovanni che ci ospita, Afani su direttrice, e voglio invitare a Kateri e Alberto, la marinera del Perù. Thank you.
Daniel Rossi, viene di Catering, viene Alberto, viene, viene. Questo è qualcosa meno, nel Perù l'orgoglio è essere del nord e ballare a marinera. Alberto, tu hai vissuto negli Stati Uniti, no? Lui ha vissuto negli Stati Uniti e dopo ha emigrato qui in Italia e negli Stati Uniti sempre ha promosso le sue radici sui genitori. A Galito Miranda, grazie per fare questo con tuo figlio, veramente. Raccontami che è successo di là negli Stati Uniti. Bueno, tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos a estudiar y luego me ofrecieron la oportunidad de aprender este baile y luego conocí muchas personas que me ayudaron a progresar en este baile y ahora estoy acá demostrando siempre la cultura peruana. Adelante. Con eso un aplauso. Catherine, me había dicho prima que si trovaba un ballerino giusto, lei ballava, vero? E lui è giusto? Raccontami un po'. Innanzitutto, buonasera a tutti. Ringrazio per questa serata bellissima di integrazione. A nome dell'Associazione Perù Maica Mapas, questo bellissimo ballo, la marinera per tutti voi e a tutti i ragazzi, a tutta la comunità che vuole integrare il nostro gruppo. Noi lo riceviamo con le braccia aperte per continuare a diffondere il nostro folklore peruviano. Grazie.